Prime Time Live domani sera alle 21 proprio con i Tiro Mancino sul palco che è lo studio di RTL 102.5. La musica torna a vivere dal vivo, mi raccomando, appuntamento da non perdere, anche in streaming su rtl.it per seguire il meet and greet virtuale subito dopo il live. Le 7.10 della mattina, buongiorno da Barbara Sala, Enrico Galletti da Milano, Luigi Santarelli da Roma, salutiamo Pio Ingenio, Fabio Romano che ci hanno raggiunto in regia e salutiamo anche Davide Giacalone. Buona domenica Davide. Buongiorno, buona domenica, ben trovati. Allora, partiamo questa mattina con un quotidiano economico, siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo di apertura, Conte si decide, arrivano la stretta anticontagi e un decreto di aiuti dopo un braccio di ferro con le regioni, stop alle 18 per bar e ristoranti, chiusi cinema e teatri, invito a non uscire dai propri comuni e a non ricevere non conviventi, 2 miliardi alle categorie colpite. Partiamo da qui. Allora, io non commentai e non commento le misure specifiche che vengono prese. Siamo in una condizione difficile, non è solamente l'Italia, sono scelte oggettivamente difficili, quindi atteniamoci a quello che ci viene detto. Posto ciò, avrei quattro osservazioni. Primo, non si fanno circolare le bozze di decreti per vedere l'effetto che fa. Cioè per poter, non si inscenano discussioni sulla pubblica piazza su quella roba lì, perché questo fa venire meno autorevolezza e quindi poi efficacia alle misure che si prendono. Secondo, tutti i giornali parlano dei contrasti tra regioni e governo, siccome questi contrasti sono a ruoli periodicamente capovolti. Cioè quando uno prende misure più leggere l'altro dice ma devono essere più pesanti e viceversa, quindi semplicemente quello cui si assiste, e non è un bello spettacolo, è un tentativo di fuga dalle responsabilità. Oggi sul Messaggero trovate un'intervista a un consulente del Ministro della Salute, virologo Walter Ricciardi, il professor Walter Ricciardi, il quale dice tra le altre cose molte regioni hanno sbagliato, ritardo sulle strutture sanitarie e sui tracciamenti. No, 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 non è ammissibile, scusate, non è ammissibile, siamo da 9 mesi in stato d'emergenza. Non può esistere questo scaricamento di responsabilità. Cavolo significa in italiano stato d'emergenza? Se è stato d'emergenza è... e siamo in emergenza, c'è una centralizzazione dei poteri, ma anche delle responsabilità. Lo scaricabarile è veramente insensato. Terza osservazione, visto che considerato che ci hanno fatto leggere le bozze, manco fossimo consulenti, nel decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè nella normativa che stabilisce ciò che si fa e ciò che non si può fare, non ci... Abbiamo dei problemi, mi sa, nel collegamento con Davide Giacalone, tentiamo di stabilizzarlo un attimo. Davide, riproviamo, ci senti? Io vi sento, okay. Mi sentite? Adesso sì. Ecco, allora, decreto... No. Direi di no, direi di no. Anzi no, facciamo un giro di titoli dalle prime pagine dei quotidiani, intanto insomma che ripristiniamo il collegamento con Davide Giacalone. Repubblica, il lockdown del tempo libero, battaglia nella notte sul nuovo DPCM, scontro con le regioni sulla chiusura alle 18 dei bar e ristoranti, ne stiamo parlando, sugli spostamenti, il no allo sci, stop a teatri, cinema, palestre e piscine, no a feste ed amici in casa, lezioni online solo alle superiori. Silvio Berlusconi dice pronti a un tavolo con il Premier Conte. Ci riproviamo, chiediamo cenni dal... alla regia, magari così andiamo con le info di viabilità, intanto prendiamo tempo, poi torniamo naturalmente alla rassegna stampa con Davide Giacalone. Viabilità. Via Radio. Di nuovo una buona giornata da Donatella Bellini di Autostrade per l'Italia, circolazione sempre regolare lungo tutta la nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la nebbia Banchi che riduce la visibilità al di sotto dei 100 metri sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Caianello e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud ed il Bivio con la 4. Ricordo che in questi casi la velocità massima consentita è di 50 km orari se non diversamente segnalato. Attenzione anche alla pioggia che è segnalata sulla 3 la Napoli-Salerno tra Nocera e Salerno e sulla 14 Adriatica tra Faenza e Pesaro e più a sud anche tra Poggio Imperiale e Taranto. Ricordo che in questi casi invece la velocità massima consentita è di 110 km orari se non diversamente segnalato. Oggi tutti gli spostamenti saranno agevolati dal divieto di circolazione per i camion che sarà in vigore dalle 9 e fino alle 22 di questa sera. Queste le segnalazioni principali da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio. Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Allora...
Allora, riecco Davide Giacalone, concludiamo il discorso che avevamo iniziato. Ti abbiamo sentito fino al no, no e no. Avevamo 9 mesi di tempo per... Proviamoci allora. No, no e no, perché... siamo da 9 mesi in stato d'emergenza e quindi non è possibile continuare a scaricarsi barile le responsabilità da una spalla all'altra, per non ha senso. Cioè il governo, che è responsabile di quello che funziona e di quello che non funziona, fa un mestiere difficilissimo, siamo tutti solidali, ma non si può dire ogni volta che una cosa non funziona è colpa di qualcun altro. Terza osservazione: nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè in quello che stabilisce la normativa, il discrimine tra ciò che si può e non si può fare, non ci si mette che è fortemente consigliato o raccomandato. Non sono i consigli per gli acquisti, cioè o si sceglie una linea di comunicazione di convinzione morale, quella che ha scelto la cancelliera della Repubblica Federale Merkel, cioè dicendo guardate, cercate di stare a casa, fateci una cortesia, tutto è nelle nostre mani, fra l'altro non è che dice il vostro comportamento Merkel, dice è nelle nostre mani, quindi è il nostro comportamento, oppure fai i decreti, se fai i decreti non ci metti che è fortemente raccomandato. E quarta e ultima osservazione, signori, il fallimento dei tracciamenti e l'oscena rappresentazione cui assistiamo circa i vaccini anti-influenzali richiedono che qualcuno paghi per quello che non è andato a buon fine, per quello che è stato governato male. Non è questione di avere il capro espiatorio o la vittima sacrificale, ma di ammettere pubblicamente che queste cose sono state dei fallimenti inaccettabili. Davide, andiamo in Campania, l'inchiesta sulla guerriglia anti-lockdown dalle pagine interne di Repubblica, ultra neofascisti e centri sociali, chi cavalca la rabbia di Napoli, dietro gli scontri 300 infiltrati e l'ombra dei clan, il Viminale dice c'era una regia, salta il lockdown di De Luca, Minniti a Napoli, atto eversivo, ma Repubblica intervista un imprenditore di 30 anni che lavora nella ristorazione, dice in piazza c'era tanta gente che soffre davvero, i violenti hanno rovinato tutto, ma li avete visti in faccia quelli che manifestavano, dice, prima degli scontri, io c'ero, e gente che lavora, anzi che lavorava. Sì, anche sul giornale trovate la rabbia degli onesti infiltrati nel corteo. Allora, persone normali, diciamo così, che pure hanno da manifestare un disagio, normalmente non partecipano a manifestazioni di quel tipo serali non autorizzate. Questa è una questione. Però è inutile che ci giriamo o l'affrontiamo moralisticamente. Ed è anche inutile di fronte alle cose chiamare sempre in campo la camorra, chiamare la camorra a responsabilità. Il tema è lì c'erano degli scontri organizzati. E li rivedremo in altre parti d'Italia. Tra l'altro il mestiere del ministro degli interni è assicurare l'ordine pubblico, non prevedere che possano esserci dei problemi. Grazie, quello sappiamo, lo stiamo facendo già noi. Quelli sono scontri organizzati. E il fatto che si girasse con il casco camminando a piedi e senza casco in due sul motorino già un... Niente, stamattina la linea non è così favorevole, facciamo fatica a sentire Davide, ci riproviamo un'ultima volta. Davide, prego, continua, vediamo se riusciamo a sentirti. No, non riusciamo, non riusciamo evidentemente. Qualche titolo dai quotidiani, intanto che proviamo a ripristinare il collegamento. Il Giornale, sull'orlo del caos, titolo tutta pagina, follia Covid, ancora scontri a Napoli, dalle 18 chiusi bar e ristoranti. Eccoti Davide. Eccomi qua. Sì, appunto, Napoli, quindi diciamo ci sono questi aspetti, ci sono stati certamente degli scontri organizzati. Ma detto ciò, è inutile che ci siamo attorno, bisogna avere il coraggio di affrontare le cose come sono. C'è un pezzo importante di economia di questo paese che è economia nera, l'economia nera, cioè in evasione fiscale, che non è necessariamente tutta criminale. Quella roba lì va affrontata, perché una parte dei disagi più profondi, posto che tutti gli autonomi stanno soffrendo, e come se stiamo tutti quanti soffrendo molto, però una parte di quella sofferenza veramente la più profonda è anche radicata in un mondo, in un'economia che vive tra illecito e l'illecito, fiscalmente parlando, parlo mica degli spacciatori di droga, quelli devono andare tutti in galera, un altro discorso, diciamo così, tra illecito, compresi i ristoratori e i bar. Questa è una questione che va affrontata a viso aperto senza nasconderselo.
Nelle pagine interne della Stampa, le foto che ieri sera hanno fatto così il giro della rete dei telegiornali: Cervinia, assalto alle piste, si scia ma tra le polemiche, nonostante il Covid, presenze record nel primo weekend sugli impianti valdostani, arrivano in 2200, vogliamo rilassarci, dicono la società intervistata dalla Stampa, l'ingorgo, colpa degli ski pass. Ci fermiamo qui, tra poco ancora, rassegna stampa. In rassegna stampa proseguiamo con il Corriere della Sera. Italia chiusa alle 18, no delle regioni, scontro con Palazzo Chigi sulle misure per bar, ristoranti e palestre, e poi la battaglia sui licei, a casa tutti o 3 su 4, e poi De Luca rinuncia alla serrata, è colpa dello Stato. Siamo a fondo pagina, l'amministratore delegato che riuscì ad assumere se stesso, il caso Sose, una società controllata dal Ministero dell'Economia, l'incarico al professor Vincenzo Atella mentre il ministro era Tria, suo collega a Tor Vergata. Davide. Sono ignorante e non sapevo che esistesse la Sose. Perché non, nella vita ce ne sono cose che ti sfuggono. La SOSE è una società che lavora a soluzioni per il sistema economico, alcune le ha trovate, per esempio quelle per il suo presidente, è partecipata all'85% dal Ministero dell'Economia e per il 15% dalla Banca d'Italia, ha un fatturato importante ma fattura un solo cliente che è lo Stato, che ne detiene il capitale. Sono quelle cose che, insomma, diciamo, si possono tranquillamente evitare, ma proprio tranquillamente, ma fa un lavoro importante, ho capito, ma se i soldi ce li mette lo Stato, il fatturato è dello Stato ed è anche l'unico cliente, una delle soluzioni per il sistema economico è che la SOSE, i costi della SOSE possono andare tranquillamente sul resto della spesa pubblica. Comunque, amen. Hanno nominato presidente professor Vincenzo Atella, con naturalmente tutte le cose che riguardano i limiti alla retribuzione, quindi 99.000 euro più 35.000 l'anno per premio di produzione. Il professor Atella, assieme al resto del consiglio di amministrazione, ha ritenuto di scegliere un direttore generale di grande capacità, cioè se medesimo, per 190.000 euro. Credo che sia stato un contributo significativo e importante a ciò che anche gli ignoranti come me si accorgessero dell'esistenza della SOSE e che adesso al Ministero dell'Economia si occupino di risolvere il problema della SOSE. Davide, cambiamo decisamente argomento, dobbiamo farci aiutare da te perché abbiamo una nuova moda, è quella dei cani vegani, e la troviamo in prima pagina oggi sul Messaggero, a fondo pagina, dei sostenitori anche ambiente di Formula 1, perché c'è Lewis Hamilton che dice: al mio ho tolto la carne, ma gli esperti dicono a loro fa male. A Hamilton gli toglierei il motore, vuol dire come fa andare, diciamo così. Così è la volta buona che la Ferrari vince, togliglielo. Esatto, Davide, cioè, dai. Dice, guarda, cioè lei adesso ha la carrozzeria, i pedali, vediamo dove riesce ad... Ma l'ha mai visto un cane vero? Cioè, adesso, a parte, diciamo, i poveri cani che sono malati, ma il cane in condizioni normali, fra l'altro non ciuccia nemmeno la plastica o il finto osso fatto di pelle. Normalmente gli piacerebbe avere l'osso quello vero, anche perché dentro ci cerca il midollo. La natura li ha fatti così. Ora capisco che la ricchezza possa rintronare, però bisogna, ecco, aiutateli, sia i cani che i padroni. Davide, prima di chiuderti, l'abbiamo visto velocemente prima, credo, su Repubblica, ce l'abbiamo, o sulla Stampa. Sulla Stampa, ce l'abbiamo anche sulla prima del Giornale, la carica degli sci trattino muniti che si ammassano in funivia, caos a Cervinia, la fila degli sciatori nell'impianto di Cervinia. Davide. Ma sapete, io sono cresciuto a Palermo. A Palermo, quando grandinava, o quando grandi, non so, i giovani, forse adesso si sono aggiornati, dicevano nivica, nivica, perché effettivamente era bianco. Però, insomma, la neve l'ho vista la prima volta a 20 anni e mi è stata affascinante, bellissima. Ho anche imparicchiato a sciare. L'idea di sciare quando la neve non c'è mi mette una tristezza senza fine. Quella coda, la prima cosa che mi comunica è la tristezza, cioè tutti nei campi marrone con gli scarponi e gli sci sulle spalle, poi vanno, diciamo, in piste ovviamente innevate, se no non si riesce a scendere. Anche quella è un'attività economica, anche quella deve essere salvaguardata, e anche il divertirsi sciando deve poter essere possibile, ci mancherebbe altro. Fare la fila in quel modo, organizzarsi in quel modo è demenziale ed è irresponsabile, quindi qualcuno lì che ha a che vedere o con gli impianti, con l'organizzazione degli impianti, e comunque ciascuno di quei sciatori, perché poi non è che nessuno ti obbligherà mai ad andare addosso a quello che c'hai davanti, facciano il conto sul fatto che un loro eventuale contagio a tutti noi ci costa l'ira di Dio in termini di pericolo e anche di quattrini.
Davide, ti ritroviamo alle 9 in studio per l'indignato speciale, un'anticipazione sulla puntata. È uno dei le cose velenose del virus è che si parla solo di lui, cioè del virus. Vediamo se riusciamo oggi ad andare un po' oltre il virus. Naturalmente il tema è quello, DPCM e quel che segue. Grazie. Grazie Davide, a più tardi.